In netta controtendenza rispetto all'immaginario collettivo del buttafuori serio che osserva di sottecchi i ragazzi in pista, pronto a scattare e menare le mani al minimo sgarro, Alessandro Ratti, sotto i suoi quasi 2 metri di altezza e un fisico da peso massimo, cela un cuore tenero, ma soprattutto tanta voglia di far divertire gli altri. Ecco perché, già da qualche mese, alla mansione di addetto alla sicurezza, questo ragazzone abbina anche quello di vocalist, mantenendo calda l'atmosfera del locale in cui lavora, una discoteca della Valtidone, e accompagnando con la sua voce per tutta la nottata la gente che balla, incitando la folla a lasciarsi andare al ritmo della musica. Noi buttafuori siamo visti sempre un po' con l'occhio storto, siamo persone semplici anche noi, però da fuori ci vedono persone aggressive, irruente, che non è assolutamente vero, perché anche noi abbiamo una vita come i ragazzi, anche noi abbiamo una vita, e questa cosa che mi è venuta in mente, che ho improvvisato, è per far capire che noi della sicurezza siamo persone come loro, ci divertiamo come loro e rispetto noi lo abbiamo lo stesso anche facendo questo. La nostra figura, la mia figura, ma la nostra figura di tutti noi buttafuori di Piacenza e non solo, parlo a livello nazionale, prende una piega diversa. Con questa cosa qua ho fatto capire che noi siamo persone normali e ci sappiamo divertire anche noi, come si sanno divertire loro. Facciamo rispettare le regole perché le facciamo rispettare, però allo stesso modo, nello stesso momento riusciamo anche a divertirci insieme ai giovani, insieme a loro. Vado in console, mi trasformo, la gente vedo che si carica ancora di più, la faccio divertire e io allo stesso momento scendo dalla console e torno a fare l'ingresso del locale. Non c'è cosa più bella che far rispettare la sicurezza in questo modo. Se ti vuoi divertire, alle Ratti devi sentire. Un mantra che sulle piste da ballo sentiremo ripetere ancora.